venne proiettato da Nino Russo. Da Nino Russo, che è stato un grande amico, è un grande amico di Ettore Scola, anche lui irpino. E nel programma della serata c'era il segreto di Otello, tutti noi, finalmente, un giallo. E invece era un documentario più bello, più interessante, più come dire, coinvolgente di un giallo, perché Otello era il ristorante, la trattoria di Roma, dove si riunivano tutti questi grandi autori, sceneggiatori, registi, c'erano Monicelli, tanti Gregoretti, l'elenco sarebbe lunghissimo, c'è Giorgio Arlorio, grande sceneggiatore che canta improvvisamente delle canzoni della Resistenza, quindi un documentario veramente bello da riproporre, quindi c'era anche questo clima di appunto di amicizia, ma anche di leggerezza, che forse molti registi e autori italiani di oggi forse non hanno più. Ma stranamente, dunque, c'era una grande leggerezza da una parte, anche sul non prendersi sul serio, cioè di dire vabbè, stiamo a fare un film, non è che stiamo a fare la Cappella Sistina, da una parte. Dall'altra invece c'era poi una cura in quello che facevano, quindi non una grande considerazione, ma invece poi una cura nella scelta dei temi, cioè loro dicevano noi il compito che abbiamo è quello di raccontare il nostro paese, di raccogliere l'eredità del neorealismo, che quindi aveva capito che c'era da raccontare la realtà, il paese per quello che era, e non appunto così delle cose manieristiche che non avevano nulla a che fare poi con gli italiani, e però di raccogliere quell'eredità traghettandola attraverso la forma della commedia, cioè comunque di un cinema più popolare, di una forma appunto di spettacolo che poteva anche essere solo di intrattenimento, e poi però in realtà non lo era, perché appunto invece la cura che mettevano gli autori proprio nelle loro storie, nei loro personaggi, era proprio quella di critica sociale, di comunque di illuminare delle cose che non erano di comune, oppure erano magari nascoste, insomma, e quindi diciamo che la grandezza poi della commedia all'italiana, diciamo la commedia di costume di questi autori che stai dicendo tu, a partire da Amidei, anzi il primo che lo intuì fu proprio Amidei, che aveva scritto Roma città aperta, Ladri e biciclette, Sciuscià, Paisà, ha scritto tantissimo per il neorealismo, con Domenica d'Agosto di Emmer, che quindi è comunque racconta i guasti della guerra, del dopoguerra, eccetera, però già con i primi toni della commedia, che poi Amidei addirittura diceva ma già in Roma città aperta un po' si ride, c'è la padellata al vecchietto quando viene cioè diciamo che comunque lì l'esigenza di portare appunto sia pure queste storie drammatiche però a un pubblico più vasto è stato quello che poi ha fatto la fortuna di quel cinema e anche del senso di democrazia poi del paese, perché effettivamente gli italiani in quel tipo di cinema così dialettale, così veristico, così reale, poi ci si è riconosciuto. E forse si riconoscevano anche in questa alternanza tra tragedia e commedia, no? Che poi è la vita. È certo, no, poi appunto insomma non c'è nessuna commedia laddove non c'è la tragedia, anzi quelle commedie siccome affondavano le radici proprio invece nel disagio, nella miseria, insomma da Charlot a Dickens è così, cioè il ridere della fame sì, ti fa ridere, però intanto stai raccontando la realtà. Senti, io poiché vado facendo anziano, soprattutto con le varie edizioni del festival ti segnano, quindi perdo memoria, mi sono appuntato qui sul telefono un passaggio che mi è piaciuto molto del libro, quando si parla della ragazzina nipote di Giacinto, la famosa ragazzina con gli stivaloni gialli, no? Di brutti, sporchi e cattivi. Esatto. Voi citate Maria Libera. Sì, Maria Libera, esatto, che poi è un nome che tu ci dicevi legato a Trevico, giusto? Sì, sì, quello, ma spesso poi nei film di mio padre ci sono così notazioni trevicane. Comunque no, mi è piaciuta molto questa citazione di questo trafiletto, credo, dell'Humanité, scritto da Maurice Ulrich, se spero si pronunci così, dove parla ancora di brutti sporchi e descrive l'ultima sequenza in cui si scopre che la ragazzina tutt'ossa e con gli stivaloni gialli è incinta, ma lei saltella su un muretto che domina la città eterna, e quel passo leggero, come se danzasse un miracolo della vita in un mondo sordido. Quindi, diciamo, lui dice, la vera forza di Ettore Scola
era la capacità di illuminare il mondo, di renderlo più bello, facendo degli anni 60 dei decenni più uno dei decenni più felici del cinema. Cioè lui dice, va a illuminare le cose che sono apparentemente insignificanti, gli ultimi, come abbiamo detto noi in altre occasioni, e li rende protagonisti di momenti di bellezza. Ma questa però è proprio la lezione del neorealismo che loro hanno appunto, Amidei, Agi, Scarpelli, Maccari, è stato proprio quello, cioè di voler raccontare in maniera critica il proprio paese, però facendolo poi con quella grande umanità, perché poi quello che li caratterizzava nella profondità dell'osservazione era sempre appunto un afflato invece molto, molto umano, molto umanistico sui personaggi. Quindi sì, quel personaggio di Brutti, Sporchi e Cattivi, così come tutti i bambini chiusi nel lager, nell'asilo lager, per proteggerli dalla malavita, quindi non per ingabbiarli. E quindi nei bambini di Brutti, Sporchi e Cattivi c'è una poesia altissima proprio per questo, per cui lei appunto fa parte di quel mondo, viene messa incinta anche lei, così come le bestie, però resta bambina e resta con i suoi 12 anni comunque. E dietro c'è il cupolone di San Pietro, il responsabile primo. Silvia, prima di farti una domanda, diciamo anche tesa al futuro, volevo